siamo i casinisti del Movimento 5 Stelle e siamo approdati anche qua finalmente, non c'eravamo ancora stati. Allora, io sono Monica Altamura e vengo da San Giorgio Ionico. Sono una dei 7 candidati per il rinnovo del Consiglio regionale del 31 maggio prossimo, quindi domenica prossima. Sono un'assicuratrice e ho 31 anni, quindi sono non giovanissima ma neanche vecchia. Vi voglio parlare di una conquista fatta grazie al Movimento 5 Stelle, di una promessa mantenuta, una promessa fatta in campagna elettorale e mantenuta finalmente da una forza politica. Vi parlo di microcredito. Cos'è questo microcredito? È un fondo di garanzia che è nato grazie al taglio degli stipendi dei nostri portavoce, perché che ne dicano le altre forze politiche, tagliarsi lo stipendio è possibile e noi l'abbiamo dimostrato. I nostri portavoce hanno messo da parte 12 milioni di euro per i cittadini italiani. Questi 12 milioni di euro insieme ai 30 del MISE sono dei soldi a totale disposizione dei cittadini. Tutti coloro che vogliono aprire una nuova attività, oppure che vogliono risanare la propria attività già esistente, oppure che vogliono studiare, possono tranquillamente farlo da oggi ufficialmente grazie al Movimento 5 Stelle. Inoltre, vi voglio dire che siamo l'unica forza politica che candida persone sconosciute. Sì, sconosciute alla Procura della Repubblica, perché noi siamo tutti incensurati e orgogliosi di esserlo. Abbiamo la fedina penale pulita e da noi impresentabili non ce ne sono, a differenza degli altri che hanno candidato gente che è immischiata, è stata rinviata a giudizio nel processo di Ambiente Svenduto, quello che ha ucciso Taranto, il processo dell'ILVA. Ha un candidato gente che è stata condannata per truffa e queste persone dovrebbero andare a legiferare per noi? Queste persone dovrebbero decidere del nostro futuro e del futuro dei nostri figli? Ma con quale credibilità? Voi volete che dei delinquenti vadano a decidere per noi? Noi non lo permetteremo, vi possiamo garantire che entreremo lì e come una falange gli spezzeremo le gambe a tutti quanti. I nostri portavoce adesso sono degli strumenti nelle mani della Procura della Repubblica, perché vengono usati come infiltrati, vengono usati dalle forze dell'ordine per scoprire le malefatte. Finché non c'era il Movimento 5 Stelle non c'è stato alcuno scandalo come quello del Mose, non c'è stato alcuno scandalo come quello di Roma Capitale. Se sono saltati fuori è solo grazie a cittadini onesti come noi e a cittadini puliti e con le mani libere come noi che sono entrati nelle istituzioni e hanno iniziato a guardare le carte, a guardare nei cassetti segreti dove ormai non ci facevano più mettere le mani. Questo faremo noi in regione, andremo a mettere le mani dove loro non vogliono. Andremo a rompergli le uova nel paniere, perché siamo bravi a rompere le scatole, ce l'hanno insegnato, lo facciamo nei consigli comunali, l'abbiamo già fatto nel consiglio regionale, lo facciamo in Parlamento, lo facciamo in Parlamento europeo con Rosa D'Amato. È una nostra concittadina, una tarantina, che è riuscita a portare una delegazione di eurodeputati all'interno del mostro ILVA. Lei ci è riuscita, perché tutti gli altri tarantini non ci sono mai riusciti? Perché di noi non se ne frega niente nessuno, solo noi del Movimento 5 Stelle abbiamo a cuore realmente le istanze del territorio. Questo lo dobbiamo capire, perché non ci possiamo più permettere di sbagliare, non abbiamo più l'opportunità di sbagliare. Finora abbiamo dato la nostra fiducia con delle deleghe in bianco, con il voto di scambio, a gente che ha dimostrato in anni e anni di mala politica che di noi non se ne frega niente.
Vogliono arrivare lì solo ed esclusivamente per ingrassare il proprio portafoglio, per ingrassare il proprio conto corrente, per far entrare nei palazzi del potere i loro amici. Sapete perché? Perché loro, purtroppo per loro, sono scesi a patto col diavolo, sono scesi a patto con i Riva, quando i Riva comandavano, sono scesi a patto con le aziende che vogliono Tempa Rossa, che vogliono trivellare il nostro mare. Noi no, perché da loro non prendiamo un euro, non li accettiamo nonostante vengano e ce li offrano. Noi rimaniamo comunque ligi ad un regolamento che abbiamo sottoscritto e che abbiamo accettato e che abbiamo sposato in pieno. Io non ho mai fatto politica in vita mia e me ne vanto, perché la politica prima del Movimento 5 Stelle ha dimostrato che dei cittadini non gliene importa nulla, ha dimostrato che fare politica come la intendono loro significa soltanto rubare soldi con i loro stipendi da capogiro, rubare la dignità ai cittadini, perché per me un cittadino che deve andare ad elemosinare un posto di lavoro vuol dire che ha perso la dignità. E sono loro che ci hanno costretti in questa situazione, sono loro che ci vogliono schiavi e ci vogliono sudditi. Noi no, noi a queste cose diciamo basta, e lo diciamo a gran voce, lo urliamo, perché non ne possiamo più, siamo stanchi. Allora, quando vi chiediamo di ascoltarci, lo facciamo soltanto perché abbiamo bisogno che tutti quanti si ricominci a fare politica, si ricominci ad interessarsi della politica, perché ci hanno fatti schifare della politica. Guardate quando hanno messo le votazioni il 31 maggio a cavallo di un ponte. Loro vogliono che non si vada a votare, loro vogliono che la gente non si interessi più alla vita politica. Non diamogliela vinta. Ci hanno rubato il futuro, ci hanno rubato la dignità. Hanno rubato la dignità a gente che ha lavorato per anni e adesso si ritrova con pensioni da fame. E adesso Renzi cosa dice? Vi do il bonus da 500 euro. Caro mio, me ne hai fottuti 3.000, me ne ridai 500. Ma mi fai l'elemosina? Tienitela l'elemosina. Io voglio poter camminare a testa alta. E se continuiamo così, dovremo continuare a camminare, sì, ma a testa bassa, come abbiamo fatto fino adesso. Svegliamoci, informiamoci, perché un popolo informato è un popolo che può andare lì e battere i pugni sul tavolo e farlo cadere quel tavolo. Perché tra noi e loro non c'è alcuna differenza, se non una. Noi abbiamo aperto gli occhi e non siamo più disposti ad essere trattati come stupidi. Non siamo più disposti ad essere messi sotto i loro piedi, perché i politici sono dei nostri dipendenti e come tali li dobbiamo trattare. Siamo noi che gli paghiamo lo stipendio, siamo noi che gli permettiamo di avere quella vita agiata. Allora noi lì dentro ancora non ci siamo entrati, eppure già ci siamo impegnati a tagliarci lo stipendio, abbiamo già rinunciato ai rimborsi elettorali, abbiamo già rinunciato al vitalizio che si sono reintrodotti quando eravamo lì sotto il palazzo della regione a protestare. Lo hanno fatto in sordina, non l'hanno detto a nessuno, perché sono dei vili, questo sono. Non meritano più la nostra fiducia. Noi sì, noi la nostra fiducia la meritiamo, perché abbiamo dimostrato cosa siamo in grado di fare. Lo abbiamo dimostrato nei comuni dove ci sono sindaci a 5 Stelle. In quei comuni Equitalia non esiste più, in quei comuni i bilanci sono tutti chiusi in attivo. E sapete perché? Perché abbiamo semplicemente tagliato gli sprechi, abbiamo tolto i soldi dalla politica e a loro questa cosa li fa incazzare in una maniera incredibile. Quanto tempo? Noi siamo quelli che dimostrano, lo abbiamo fatto, continueremo a farlo e vi possiamo garantire che chiunque di noi entrerà lì dentro sarà in grado di andare e rompergli veramente le scatole. Grazie.
io vi lascio con una richiesta. Vi chiedo, per chiunque di noi dalla settimana prossima dovesse entrare lì dentro, di non lasciarci soli, perché noi lì soli non possiamo fare nulla. Stateci vicini, così come abbiamo fatto durante la campagna elettorale, perché abbiamo fatto una campagna elettorale di squadra, e quindi io vi chiedo di essere una squadra lì dentro. Grazie. Mi hanno appena dato una notizia bellissima, finalmente, perché sono le battaglie che hanno fatto come meetup qui a Palagiano, di tutte, che gli hanno sempre sbattuto la porta in faccia, hanno sempre sbattuto la porta, tutte le richieste, invece finalmente possiamo dire che grazie ai ragazzi del meetup 5 Stelle è partito Decoro Urbano a Palagiano, che è una cosa straordinaria, una piccola semplice applicazione a costo zero a disposizione di tutti i cittadini di Palagiano, che qualora vedessero con il loro smartphone una sporcizia per casa, un manifesto abusivo o qualche altra cosa che ci sta per strada che non va bene, spazzatura buttata dove non deve essere buttata, discarica abusiva eccetera, con una semplice fotografia si manda immediatamente all'applicazione centrale che è collegata con il sito del comune, il comune ne prende immediatamente atto, trasferisce la richiesta a chi da poi di competenza deve andare a pulire. Io vi lascio con una richiesta. Vi chiedo, per chiunque di noi dalla settimana prossima dovesse entrare lì dentro, di non lasciarci soli, perché noi lì soli non possiamo fare nulla. Stateci vicini, così come abbiamo fatto durante la campagna elettorale, perché abbiamo fatto una campagna elettorale di squadra, e quindi io vi chiedo di essere una squadra lì dentro. Grazie. Mi hanno appena dato una notizia bellissima, finalmente, perché sono le battaglie che hanno fatto come meetup qui a Palagiano, di tutte, che gli hanno sempre sbattuto la porta in faccia, hanno sempre sbattuto la porta, tutte le richieste, invece finalmente possiamo dire che grazie ai ragazzi del meetup 5 Stelle è partito Decoro Urbano a Palagiano, che è una cosa straordinaria, una piccola semplice applicazione a costo zero a disposizione di tutti i cittadini di Palagiano, che qualora vedessero con il loro smartphone una sporcizia per casa, un manifesto abusivo o qualche altra cosa che ci sta per strada che non va bene, spazzatura buttata dove non deve essere buttata, discarica abusiva eccetera, con una semplice fotografia si manda immediatamente all'applicazione centrale che è collegata con il sito del comune, il comune ne prende immediatamente atto, trasferisce la richiesta a chi da poi di competenza deve andare a pulire.